Continuiamo a parlare quindi del filtro di calma. Bene, quindi i soliti minuti dedicati al riassunto saranno molto brevi perché abbiamo fatto ieri. Per cui, filtro di calma cos'è? È uno strumento per ottenere la stima dello stato di un sistema dinamico. Rispetto a un osservatore deterministico dello stato, quale per esempio l'osservatorio Lemberger che abbiamo visto nelle lezioni precedenti, la grande novità è di tipo modellistico, cioè abbiamo introdotto due variabili, con l'ausilio di due variabili aleatorio, un modello matematico stocastico, per cui abbiamo introdotto un rumore cosiddetto di processo e un rumore cosiddetto di misura. Poi noi abbiamo affrontato il caso più semplice in cui le caratterizzazioni statistiche di questi segnali sono particolarmente semplici, probabilmente le più semplici, e abbiamo riportato direttamente l'equazione del filtro di Kalman commentandole un po'. Per cui abbiamo visto che tutte quante, che una gran parte degli stimatori dello stato si dividono in due componenti. Una che rientra sotto il nome di aggiornamento temporale o di predizione, in cui essenzialmente quello che io faccio, utilizzo ciò che io conosco della dinamica per simulare, per propagare la mia stima dello stato. E quindi l'esempio della pallina, anche se io non misuro la posizione della pallina, posso predirla in base al fatto che io conosco la legge di gravità e forza uguale massa per accelerazione, ossia la dinamica del rotolamento, magari un po' più complicato. Per quanto riguarda la componente invece relativa all'aggiornamento di misura, anche detta correzione, si basa sul contributo dato dalla misura, per cui quello che io faccio è retroaziono l'errore di stima in questo caso tramite un guadagno che è il guadagno del filtro di Kalman, che è un guadagno ottimo nel senso che è stato ottenuto tramite un problema di ottimizzazione per ottimizzare qualcosa. Lo abbiamo visto ieri, non lo rivediamo. Il guadagno di Kalman ha una forma che non ci è completamente estranea. Questa è una pseudo-inversa in cui io ho considerato un peso P nella mia funzione obiettivo, che qui che cos'è? È la stima della covarianza dell'errore, ok? Per cui è definita positiva, quindi è ragionevole utilizzarla come matrice di pesi, una funzione diciamo di minimizzazione, e in particolare rispetto a una pseudo-inversa, diciamo semplice, così come abbiamo visto in altre occasioni, noi qui abbiamo un contributo di un'altra matrice definita positiva che si dice anche isotropo, cioè nel senso che è un contributo che massimizza, che rende questa matrice da invertire di rango pieno, ed è la covarianza del rumore di misura. Va bene? In particolare, alla fine si può anche vedere che questo ottimizza una particolare funzione obiettivo, va bene. Poi, diciamo, adesso vediamo solamente di riportare alla memoria i concetti che abbiamo visto ieri. Vabbè, questa è una rappresentazione grafica. Abbiamo visto l'interpretazione del guadagno anche graficamente e ce la risparmiamo. Un'altra interpretazione che abbiamo dato al filtro di Kalman, possiamo vedere il filtro di Kalman come una sorta di oggetto che propaga che cosa? La stima, che a sua volta è una funzione stocastica, e quindi in particolare sta propagando la funzione densità di probabilità della stima, quindi la sua media e la sua PDF. E questo avviene alternando l'equazione di aggiornamento temporale, in cui quindi entra in gioco il contributo della covarianza del rumore di processo e le equazioni di aggiornamento di misura in cui entra in gioco la covarianza del rumore di misura. Loro insieme ci dà poi la stima con la sua brava covarianza. Molto importante, diciamo, capire che le due covarianze hanno un peso fra di loro che è difficile da
esprimere in maniera secca, analitica, perché sono due matrici, nella matrice non c'è la relazione d'ordine, quindi il discorso è un po' qualitativo, però il loro peso relativo rappresenta alla fine il valore del guadagno, quindi il guadagno è un compromesso fra che cosa? Fra fidarmi delle misure piuttosto che del modello. E quindi alla fine quello che succede è che se io mi trovo a lavorare con un buon modello, questo implicherà un guadagno basso e viceversa se invece lavoro con delle buone misure. E poi faremo un po' di esercitazioni per convincerci. Dopodiché abbiamo visto una cosa molto importante che è la relazione con Luemberger. Il filtro di Kalman a regime è uguale all'osservatore Luemberger. Ma allora questo significa che noi possiamo considerare Luemberger e Kalman come, diciamo, due prospettive diverse dal quale affrontare la stima dello Stato, ma che essenzialmente ci danno più o meno le stesse potenzialità e magari utilizzare quella con cui ci troviamo più a nostro agio. Va bene? Beh, abbiamo fatto l'esempio stima della costante, abbiamo visto il filtro di Kalman esteso in cui dove possibile usiamo le equazioni non lineari, altrimenti linearizziamo. E aspetto, diciamo, con cui abbiamo concluso, molto importante, è la questione relativa alla osservabilità. Il filtro di Kalman è sempre numericamente ben definito, per cui se il nostro sistema è non osservabile, noi non abbiamo nessun ritorno, diciamo, dal nostro algoritmo, nel senso che non si blocca, per cui va avanti e dà sempre una stima. La stima che dà ha una caratteristica che è inquietante, e cioè all'interno del sottospazio di non osservabilità è caratterizzato da quello che si chiama moto browniano, e adesso lo vedremo. Va bene? Ieri vi ho solamente accennato che cos'era, ossia in italiano la passeggiata casuale, il random walking, anche detto. E adesso lo vedremo. Questo abbiamo visto con un caso, diciamo, portando il modello in forma canonica di osservabilità. Ok, adesso, a parte, diciamo, queste domande che sono, diciamo, di approfondimento e che potete pensarci con calma, vediamo adesso anche dal punto di vista di Kalman l'integrale di velocità. Perché lo rivediamo? Quindi cominciamo con la lezione di oggi. Perché in realtà l'abbiamo già visto l'integrale di velocità. Abbiamo visto che se io ho un punto materiale e misuro la velocità, beh, se il sistema dinamico è rappresentato con una stato, posizione e velocità, non è completamente osservabile. E questo quando è deterministico. Vediamo adesso che cosa succede quando io vado a integrare una velocità, se il modello matematico è stocastico, per cui è un po' più vicino al caso reale se io uso un sensore, il sensore è sempre corrotto da rumore. Allora, immaginiamo che io abbia una variabile, quindi può essere per esempio la posizione di un treno sulla rotaia, per cui scalare, e questo è un problema reale, nel senso che la stima della posizione del treno sulla rotaia, soprattutto nelle gallerie, è un problema che viene affrontato con strumenti di stima dello Stato. Okay. Per cui questa x, pensate che è la posizione del treno sulla rotaia, e io ho a disposizione una misura differenziale, per esempio la velocità. Ho messo un bel encoder sugli assi e misurando la frequenza con cui gira, con la velocità angolare e la ruota, la velocità di avanzamento. Quindi io ho l'incremento, tempo discreto o l'incremento. Quindi io che cosa sto misurando? Sto misurando l'incremento di spazio, quindi questa, diciamo, la velocità per unità di tempo, quindi, per cui io misuro quanto spazio ha fatto in unità di tempo, e questa mia misura è corrotta da rumore. Ok? Questo è y, questa è la mia misura. Perfetto. E allora che cosa faccio? Beh, faccio lo stimatore più stupido, e cioè sommo gli incrementi.
Se io ogni secondo misuro di quanto sto andando avanti, li sommo e quindi ottengo la mia posizione sul binario. Ok? Allora vediamo, questo significa che x cappello in k più 1 è uguale x cappello in k, che è la stima corrente, più, beh, la mia misura, perché la misura mi dà l'incremento. Ok? Però guardate che l'incremento è corrotto da rumore, perché chiaramente è rumorosa la misura. Ok? Allora che cosa facciamo? Facciamo i k più 1, la dinamica dell'errore, a chi è uguale? Beh, la posizione in k più 1 meno la mia stima in k più 1. La posizione in k più 1 è semplicemente la posizione in k più 1. La mia stima in k più 1 è esattamente questo. Per cui alla fine quello che io ottengo è che semplifico in x k più 1. E che cosa ottengo? Beh, posso mettere insieme x cappello meno x e poi rimane fuori questo b. Guardate, che cos'è questa strana equazione alle differenze? Quant'è? Qual è l'autovalore di questa equazione alle differenze scalare? Qual è la matrice dinamica di questa? Se invece di 10 fosse scritto x, Quindi il coefficiente che ci dà di quindi se è un'equazione di differenze in E, ora se noi invece 10 mettiamo x, è quello che abbiamo studiato all'inizio del corso, la dimensione n vale 1, per cui è uno scalare, quindi la sua matrice dinamica è banalmente l'unità, 1. Qual è l'autovalore di 1? È 1. Quindi che cosa sto guardando? Beh, io sto guardando un integrale tempo discreto, in cui io che cosa ho? Che il valore dell'integrale all'istante k più 1 è uguale al valore dell'integrale all'istante k più l'ingresso. Questo ingresso da integrare cos'è? È rumore. Non mi aspettavo di meglio, cioè non è che. Mi preoccupa un po' questa cosa, vediamo se faccio bene a preoccuparmi di questa cosa. Beh, studiamo allora questo moto browniano, oppure random walking o passeggiata casuale in italiano, e studiamo quindi l'equazione, ho messo il più perché tanto il rumore è bianco, più o meno, cioè non è che ci cambia niente, va bene? Cosa voglio studiare? Beh, questa qui è un'equazione di differenze stocastica, per cui a questo punto E è una variabile aleatoria. In quanto variabile aleatoria, io posso studiare che cosa? Il suo valor medio e la sua varianza. Il valor medio è 0, se io assumo che V ha valor medio nullo, ok? E quindi ok, mi fa piacere. A questo punto calcolo il valore atteso. La varianza, poiché è uno scalare, è semplicemente E quadro. In 0 vale 0, che bello. In 1, per ipotesi, in 1 quanto vale? Beh, vado a sostituire quello che ho come dinamica, quindi è 0 più V0, però è al quadrato. Quindi io poi devo fare l'operazione fra di loro, supponendo che questi siano scorrelati fra di loro, questo qui vale 0. La varianza nell'origine dell'errore vale 0, rimane solamente la varianza del rumore, che avrà un certo valore. E io qua ci metto R via, vabbè, al quadrato, così è chiaro che è un numero positivo. Ok? Perfetto. Faccio la stessa cosa per k uguale a 2 e vi risparmio i conticini, ottengo 2 volte la varianza in k uguale a 1. Lo faccio in maniera ricorsiva e ottengo una cosa inquietante, e cioè che la varianza diverge. Allora, questa variabile stocastica, con l'andare del tempo, ha una media che rimane nulla, ma una varianza che tende a crescere linearmente con il tempo. Questa cosa è abbastanza drammatica e vi faccio vedere con questo disegnino qui, perché è abbastanza drammatica.
Poi vi faccio vedere anche un video in azione del perché questa cosa non ci piace. Allora. Allora, guardate che cosa abbiamo qui a sinistra. Sincronizza, sì. Allora, è forse un po' piccolo, prima o poi mi deciderò a rifare questa figura, però diciamo, ora ve la spiego e si capisce bene. Questo è l'asse X e questo è l'asse Y di un robot che si muove sul piano. Allora, di questo robot, questo sono... Diciamo, il risultato che adesso vi descriverò di un esperimento che ho preso da qualche parte, adesso confesso di non ricordare da dove l'ho preso. Comunque, la posizione del robot è questo triangolino blu qui che si muove. E poi noi qui abbiamo, e sono praticamente, diciamo, sovraimpresse, due simboli. Un quadrato blu e un quadrato rosso. Il quadrato blu è la posizione desiderata e il quadrato rosso è la posizione stimata. Allora, che cosa succede? Succede che questo robot si sta muovendo sulla base di una legge di retroazione che sta utilizzando come informazione integrale della sua velocità. Ok? Quindi non lo sa. Ma lui si sta, la sua stima, diciamo, segue la legge di un moto browniano, di un random walking. Quindi la sua stima diverge, la covarianza della stima diverge all'aumentare del tempo. E allora cosa sta succedendo? La legge di controllo sta retroazionando la stima e quindi sta muovendo, diciamo, il volante di questo, o le due ruote differenziali, o il volante, se fosse una car like, in maniera tale da rimanere sulla traiettoria desiderata. E lo sta facendo, diciamo, molto bene, secondo la stima, perché effettivamente lui sta andando dritto. Però, siccome la stima è sbagliata e va in deriva, la posizione attuale del robot è diversa. E questa potrebbe essere una qualsiasi altra cosa che diverge. Questo è una conseguenza diretta del fatto che io sto utilizzando una stima la cui varianza diverge. Questo la stima ha una media nulla, per cui diciamo, dal punto di vista dello stimatore è corretta, però diciamo, il fatto che la sua varianza diverga ha come conseguenza immediata che io non posso utilizzare questo come un algoritmo per stimare la posizione, beh, di un corpo rigido, di un robot, di un qualcosa. Se ci pensate, è il motivo per cui si è reso necessario mettere dei satelliti in orbita per misurare la posizione degli oggetti sulla superficie. E c'è un grandissimo sforzo da parte della navigazione marina nella storia dell'umanità per stimare la propria posizione sulla superficie terrestre. Ora, quale delle due posizioni? Beh, fra latitudine e longitudine, una si misura con le stelle, l'altra no. Per cui, se voi diciamo, vi andate a vedere, c'è un libro di Umberto Eco che è molto bello, su quali diciamo, tecniche euristiche e più o meno diciamo, fallimentari hanno utilizzato per tentare di misurare la posizione di una nave sulla superficie del mare prima di arrivare a strumenti come il GPS. Bene. Ora rimaniamo nell'ambito della robotica e vi faccio vedere
Sempre come caso studio, da adesso in poi, fino alla fine dell'ora, noi facciamo solamente qualcos'altro, piccolo incremento, diciamo, teorico sul filtro di Kalman, però cerchiamo di capirlo con svariati casi studio. Sono quasi tutti robotici perché è l'argomento di cui mi occupo come ricerca, quindi mi è venuto più naturale e ho più casi interessanti. Allora, uno dei problemi per cui stimatori dello stato come il filtro di Kalman o della famiglia del filtro di Kalman vengono utilizzati è quello della mappatura, e cioè se io conosco la posizione del veicolo, ho una serie di landmark, e landmark possono essere, immaginate adesso per semplificare il problema, che voi state, il vostro robot, che di cui la posizione è nota, robot può essere anche una persona, la cui posizione è nota, ha dei landmark che sono dei pali, per cui ha veramente, diciamo, semplicemente dei punti, le coordinate non note. Conosco la mia, ma non conosco quella dei landmark, e la voglio stimare. Quindi io che cosa faccio? Io mi sto muovendo e prendo la misura di distanza relativa più volte. Ok? Dopodiché fondo insieme queste misure e fornisco una mappa, per cui fornisco una stima della posizione di questi landmark. Ok? Questo è il cosiddetto problema della mappatura ed è quello che hanno fatto per la prima volta le macchine di Google quando, in maniera assolutamente più complicata, ma con le telecamere inquadravano il loro, diciamo, intorno. La loro posizione era nota tramite GPS. Va bene? E quello che hanno fatto è stata una mappatura, quindi poi hanno fuso insieme tutti quanti gli oggetti. Guardate, la mappatura, se io, diciamo, non conosco bene la mia posizione, la mappatura può dare origine a cose stravaganti. Questa cosa qui che vedete, che diciamo, dopo la riconoscerete più tardi quando vi farò vedere, diciamo, il comportamento corretto, questo qui è un dipartimento che è stato mappato tramite un robot la cui posizione è stata stimata con la odometria. L'odometria è sempre l'integrale della velocità, ok? Per cui la posizione non era nota bene, per cui quello che sta succedendo è che queste misure sono assolutamente inaffidabili, e in particolare qualcuno di voi può riconoscere dei corridoi e delle stanze. Nel senso che l'errore aumenta incrementalmente, quindi qualcosina si riconosce, ma chiaramente questo non è utilizzabile. Quindi la posizione per la mappatura deve essere nota. Il problema inverso è invece la localizzazione, in cui io ho una mappa che conosco e mi voglio localizzare all'interno della mappa. Quindi, facendo l'esempio di prima, se vedete, questi asterischi sono i landmark, la posizione adesso è fissa, mentre prima io avevo quella vera e quella stimata in bianco. Adesso, diciamo, l'ipotesi è che io le conosco perfettamente, e il mio robot, avanzando, misura la distanza relativa, o la distanza, diciamo, col bearing, quindi la posizione relativa, e si localizza all'interno della mappa. Va bene, quindi questo è quello che facciamo noi quando prendiamo una cartina e andiamo, diciamo, a fare trekking. Noi ci localizziamo all'interno della mappa guardando i landmark, e guardando i landmark, che ovviamente l'interpretazione poi del comportamento umano può anche essere una collina, un landmark, no? Però poi mentalmente noi sappiamo di quanto abbiamo avanzato e quindi facciamo questa operazione. Hanno fatto degli esperimenti molto interessanti, prendendo delle persone e portandole su una spiaggia del nord Europa in una giornata di nebbia. E voi dovete immaginare, quando uno parla di spiaggia, non dovete immaginare le nostre spiagge, dovete immaginare una specie di distesa piatta, va bene? Tutta nebbia, e gli hanno detto vai avanti per 2 chilometri. Ovviamente gli hanno dato il GPS, però non lo poteva guardare la persona, se no se la perdevano. A qualcun altro gli dicevano cerca di fare una circonferenza di 100 metri di diametro. Così. E quindi loro avanzavano con la sola odometria personale, cioè nel senso che contavano i passi, sapevano più o meno la direzione, però non avevano
landmark, c'era nebbia, e poi loro hanno ritracciato il percorso che hanno fatto con il GPS. Ed è esilarante, diciamo, quello che è uscito fuori, perché effettivamente senza landmark neanche noi riusciamo. Questo è un esempio di localizzazione di un robot in cui è una stanza vista dall'alto, in cui in questo piccolo circonferenza ci sta la partenza, poi tutti questi pallini, questa specie di striscia, sono tutti pallini del robot che si localizza, guardando i landmark, e in questo caso i landmark sono tavolo, porta, altra porta, quindi lui con un sistema di visione riconosceva degli oggetti con un livello di astrazione più alto rispetto al palo, e poi è tornato qui. Come faccio a sapere se la mia localizzazione ha funzionato? Beh, se non ho un GPS, se ritorno allo stesso punto della partenza, vuol dire che, diciamo, non sono andato in deriva, se non ho un altro sensore che possa utilizzare. In realtà la cosa più interessante è il cosiddetto SLAM, che è l'acronimo per Simultaneous Localization and Mapping, cioè la localizzazione e mappatura simultanea, ed è quello che noi facciamo ogni volta che entriamo in una stanza. Quando entriamo in una stanza, noi non abbiamo la mappa della stanza. Vabbè, ovviamente questa adesso ce la ricordiamo, però entrate in una stanza in cui non siete mai entrati prima, non avete una mappa. Voi prendete dei riferimenti e avanzando vi localizzate all'interno della stanza. Quindi noi lo facciamo in maniera estremamente intuitiva, lo può fare anche un robot. Adesso vediamo quali sono le equazioni base, non sono poi quelle veramente implementate per vari motivi pratici, però le equazioni base sono molto semplici. E qui c'è il comportamento, il percorso di un robot che ha contemporaneamente esplorato e esplorato un corridoio e localizzandosi al suo interno. E la sua misura di distanza era tramite un laser, per cui lui aveva esattamente la misura di tutti questi, di tutti i punti del corridoio, rimanevano fermi, quindi ogni punto era un landmark, e poi con delle equazioni che adesso vedremo in maniera molto, diciamo, veloce, riusciva a fare questo. E quindi questo è lo SLAM. Vi faccio vedere come si può impostare dal punto di vista solo didattico, perché questo non è quello che si implementerebbe nella realtà per motivi di esplosione, diciamo, della dimensione del sistema dinamico. Però dal punto di vista didattico qual è? Beh, io che cosa faccio? Ho uno stato che è formato dalla posizione del veicolo e dalla posizione dei landmark. Quindi ho due componenti per il veicolo e per ogni landmark ho due componenti. Quindi immaginiamo solamente planare. Misuro la distanza relativa veicolo-landmark. In realtà vi uso la posizione relativa ai veicoli landmark, sono queste frecce qua, e voglio contemporaneamente quindi stimare la posizione del landmark e la mia. Quindi questo è il mio stato, x del veicolo e poi p con 1 o p con n sono le posizioni landmark. Come è fatto il mio modello dinamico? Beh, guardate, il mio modello dinamico è dato. Lo stato è uguale a una certa dinamica, quindi il veicolo si muove con una certa dinamica. Ok, quindi c'è un certo F per X con V più U per l'ingresso, più U che l'ingresso, chiedo scusa. Ok, e poi qual è la dinamica dei landmark? La dinamica dei landmark è stai fermo, per cui P con 1 K più 1 è uguale, guardate, la I è proprio, va a pescare proprio a P con 1 in K, sta fermo. Ok, e questo vale per tutti. Piccolo dettaglio, non c'è l'ingresso, ma c'è il rumore di processo. Abbiamo già discusso del fatto che io metto il rumore di processo anche quando so che quella componente dello stato è ferma, se no il filtro di Kalman, diciamo, si apre, non retroaziona più. Per cui io metto la componente di rumore di processo anche qui. Cosa sto misurando in uscita? La posizione relativa, quindi vettoriale significa il vettore che va dal veicolo al landmark, quindi significa P con I meno XV. P con I meno XV, se questo è il mio stato, è una matrice in C in cui ho 1
1 all'altezza di P con I e meno 1 meno 1 all'altezza di XV e tutti gli altri sono 0. Quindi la mia C cambia in base a quanti landmark sto vedendo. Ok? È una C che cambia, quindi il concetto di tempo variante può essere questo il motivo per cui magari è tempo variante. E questa è la mia equazione delle uscite. Ok? Quindi ora non lo facciamo, però avremo gli strumenti per impostare, per esempio, un problema di SLAM. Semplice, perché per esempio il numero di landmark è noto in anticipo, devono essere pochi, questa è una matrice sparsa, cioè è didattico questa situazione, non è particolarmente così. Implementando lo SLAM, il caso precedente di veicolo che si muove nel corridoio di un dipartimento può essere gestito un po' più efficacemente, perché a destra ora voi vedete in blu la mappa, in rosso la localizzazione e a sinistra in blu c'era la mappa precedente. Quindi uso sia l'odometria, però a questo punto la fondo in un filtro di Kalman con le misure. Va bene? E quindi questo qua è, diciamo, un esempio di come poteva andare. Ora vi faccio vedere quello che abbiamo fatto, diciamo, nel corridoio, e vi faccio vedere che cosa otteniamo. La stessa cosa, ma si muove. Allora, questo era un tesista che forse adesso avrà 90 anni, perché è di parecchio tempo fa. Allora, adesso vi faccio vedere un attimo. Ok. Prima vi faccio vedere solamente la animazione. La animazione dovrebbe essere dei dati reali, e poi vi faccio vedere l'esperimento, perché l'esperimento, diciamo, è meno fruibile. Io qui ho il triangolino rosso che è il mio robot, e in blu voi adesso vedete che cosa? La stima della covarianza dell'errore, per cui parte da una stima, diciamo, di default, che è una circonferenza, perché io lo metto in un posto che so qual è, questo è 2 metri, 2 metri, e va avanti e dietro senza landmark, quindi lui sta solamente integrando la velocità che gli viene data dalla velocità, lui dalla velocità delle ruote misura la velocità di avanzamento e integra e basta. Quindi random walking. Allora, in questo caso guardate, questa è sola odometria, ok? Questa è, anzi, è semplicemente lui che si muove, questo è il suo, è la sua covarianza, adesso gira e torna indietro. C'è una legge di controllo che lo riporta coordinate 2,2 in teoria. Che cosa vi ho fatto vedere? Questo è quello che pensa di aver fatto il robot, va bene? Solo odometria, però noi abbiamo un altro sensore che sono i nostri occhi adesso. Bene, il robot è andato avanti e dietro, punto. Però noi l'abbiamo registrato. Dove metto la punta del mouse sono le coordinate 2,2, cioè dove lui è partito e dove lui ritiene di essere tornato. Ok? Quindi questo è il robot che avanza di 5 metri e poi torna di 5 metri. Qua sempre dove lui deve tornare. Lui non lo sa che sta facendo un errore, perché non sta usando il laser, che sarebbe questa scatoletta nera sopra. Va bene? Guardate, è tornato qualche centimetro, un attimo solo, qualche centimetro, questo era il punto di partenza, è arrivato più o meno qua, la mattonella sarà 30 centimetri, diciamo che è tornato 30 centimetri a destra avendo fatto solamente 10 metri, per cui è chiaro che una cosa del genere da sola
non è affidabile. Vediamo lo SLAM. Lo SLAM, prima vediamo l'animazione e poi vediamo il video. A questo punto implementiamo una cosa molto simile all'algoritmo che abbiamo visto, di cui abbiamo visto le equazioni. Adesso lui sta usando il laser e ci stanno un paio di pali. Questo è uno. E noi adesso vediamo anche le covarianze relative ai pali. Quella è una sola grande covarianza, però noi abbiamo isolato le componenti 2x2 e le mettiamo sul veicolo e sui landmark. Guardate, quando lui non vede landmark, ritorna nel problema di prima. Quindi lui a un certo punto, quando esce fuori la circonferenza verde, non li sta vedendo i landmark. Appena vede i landmark, vedete che la covarianza, diciamo, si abbatte. E torna poi le coordinate 2, 2. Ora, questo è il video che però a questo punto, diciamo, è più vicino all'animazione. Solamente quando lui perde il range è 4 metri. Adesso il range, sì, di questi laser è a 4 metri. Adesso credo che non siano stati usati i dati oltre il metro per fare questa piccola prova, diciamo, didattica. Quindi lui adesso dovrebbe tornare qua, dovrebbe essere partito da qua. Ogni anno mi dico che qua devo metterci qualcosa sopra per far capire meglio il grafico, vabbè. E quindi questo è un esempio di utilizzo del filtro di calma per fare lo slam. Però molto più divertente è adesso vedere un caso reale con esperimenti reali e questo l'abbiamo fatto durante un progetto europeo e ve lo divido in due parti. Facciamo prima la prima parte, facciamo la pausa e poi il secondo tempo. Ora non entriamo nel dettaglio delle equazioni, ci sono, però ovviamente tanto voglio dire in robotica queste equazioni le vedrete in tutte le salse. Cerco di darvi il concetto dal punto di vista del filtro di calma. Allora, un sottomarino è un corpo rigido che viene univocamente localizzato tramite tre componenti di posizione e tre componenti di orientamento. L'orientamento, sia per le barche che per i sottomarini, anche per gli aerei, storicamente, o nel caso più semplice, si individua con tre variabili che sono il rollio è questo. Il beccheggio è questo, e l'imbardata, che sarebbe diciamo, la virata. Ok? In robotica scopriremo che questo non va bene per i robot, però per le barche, per i sottomarini e per gli aerei va benissimo. Quindi noi abbiamo bisogno di questi numeretti per capire dov'è il sottomarino e cosa sta facendo. Quindi questa è la posizione, questi sono i tre movimenti che vi ho detto, per cui se guardate roll pitch e yaw, roll tenete fermo la X, XYZ RGB, rosso, verde e blu. Ok, questa è la convenzione che spesso viene usata e che viene usata in questo disegno. Quindi il rollio rimane fermo la X, il beccheggio rimane ferma la Y e l'imbardata rimane ferma la Z. Perfetto. Le velocità sono tipicamente tre velocità. UV e omega e angolare picco R, vabbè, queste sono le letterine usate, ma non è importante, sono le velocità che rappresentano. La velocità non è un concetto immediato, la velocità di un corpo rigido, però adesso non ci interessa. Sempre lo faremo con calma l'anno prossimo, per cui adesso concentriamoci su altri aspetti. La velocità è legata cosiddetta interna solidale è legata alla derivata della posizione del corpo rigido tramite una cosa che si chiama matrice di rotazione, che adesso sempre vi ripeto non ci interessa, così come la velocità angolare è legata alla derivata di roll pitch e yaw tramite un'altra matrice strana, che ancora una volta non ci interessano. La cosa importante è che io, diciamo, sono in grado di legare queste velocità tramite dei legami che sono non lineari. Quindi posso definire uno stato x che è dato dalla posizione, diciamo x, y, z, roll pitch, yaw, theta e psi, e poi l'ingresso assumo che siano le velocità, va bene? Quindi io assumo che devi dare come ingresso la velocità.
Cosa misuro? Beh, questi sensori che sto adesso citando qui sono quelli che fisicamente erano su quell'oggetto e che si trovano su alcuni veicoli sottomarini. E quindi, velocità lineare ed angolare è una misura che abbiamo. Roll, pitch e yaw, in particolare, vabbè, roll e pitch sono banali perché sono ottenuti misurando la forza di gravità, che è più o meno la stessa in tutta la superficie terrestre. Invece lo yaw è un po' più delicato perché lo yaw si misura con il campo magnetico terrestre, e il campo magnetico terrestre può avere tutta una serie di deformazioni locali. Sott'acqua ci va bene, qua dentro non lo potremmo usare la bussola, va bene? Proprio la bussola serve. Ok, poi misuro la profondità. La profondità si chiama profondimetro, misura la pressione. Allora, il barometro, che è lo stesso oggetto che si usa in aria aperta, è meno affidabile per misurare l'altezza rispetto al suolo perché la pressione cambia molto in base alle condizioni atmosferiche. Sott'acqua, bellissimo, un'atmosfera ogni 10 metri. Ok? È un sensore molto pulito, molto preciso, per cui ci piace molto usarlo. E poi con un sensore basato su un ping acustico io misuro la distanza dal fondale. Però la distanza dal fondale, se io sono perfettamente orizzontale, è questa. Però vedete che è funzione degli angoli, esatto, per cui, ed è non lineare. Per cui la distanza dal fondale, che è data dalla mia profondità meno la profondità del fondale. E poi ci stanno roll e pitch, va bene? I coseni, ma non fa niente. Per cui la mia uscita, che cos'è? Allora, le velocità sono ingressi, anche se le misuro, ma sono ingressi. E la mia uscita è data dai tre angoli, dalla profondità e dalla distanza dal fondale. Sarà osservabile questa cosa? Ah, ok, proviamo a studiarla. Modello non lineare. In spazio di stato ho x punto uguale f di x, in particolare x punto uguale una certa matrice non lineare per u, ok? Quindi questa è la mia f di x u, io scusa, e la mia uscita è un po' strana. La mia uscita è, misuro esattamente quattro componenti, x4, x5, x6, x3, va bene, in ordine così, e poi misuro x3 meno zb che è coseno di x4 per coseno di x5, ok? Quindi questa è la mia uscita. Quindi anche qua è non lineare. Discretizzo, sempre non lineare rimane, e dopodiché linearizzo. Ora, la linearizzazione di questo oggetto, questo è stato il progetto di esame di 2 anni fa. La linearizzazione, No, la linearizzazione no, dopo viene la cosa curiosa. La linearizzazione, o lo fate carta e penna, perché è compatto, cioè non è complicata, oppure lo fate fare a un software che fa calcolo simbolico, come il MATLAB, come Octave, come ce ne stanno tanti. E a questo punto, se io vado a linearizzare, per esempio, la mia C viene questa cosa qua. Guardate, la linearizzazione, la prima riga, c'è solamente x4. Quando vado a linearizzare, viene tutti zeri tranne uno dove c'è x4, perché sto misurando proprio x4. Quindi in realtà, per quanto riguarda l'uscita, l'unica riga in cui non c'è uno è l'ultima, perché era l'unica non lineare. E che ci sono i coseni, vedete? Questi vanno calcolati nella migliore stima che ho al passo precedente, per cui questa è l'espressione simbolica della C. Nel mio programma deve essere numerica la C. E ogni volta io devo mettere al posto di x segnato con 3, x segnato con 4, x segnato con 5, devo mettere il valore della stima precedente. Ok? Allora, vabbè, roll e pitch sono circa 0, perché se sto lavorando con un sottomarino e non faccio cose stupide, è circa 0. Ok? Però ho una divisione. La divisione è un'operazione che non è sempre definita, quindi io mi pongo il problema di dire che succede se il denominatore è 0. Beh, guardate, se il denominatore è 0 vuol dire che avete o il pitch di 90 o il roll di 90. Il roll di 90
comunque è già drammatico. Il PC di 90, diciamo, l'ultimo dei vostri problemi è il filtro di Kalman, se avete il PC di 90. Va bene, per cui, e in realtà alla fine diventa questo. Diventa 0, 0, rimane solamente 1 qua, se siete esattamente così. Ok? Vabbè, ci studiamo che cosa. Vabbè, la A io l'ho scritta così, giusto per spaventarvi un po', però diciamo non. Ce la può fare anche un programma di calcolo simbolico. A questo punto io che cosa faccio? Calcolo l'osservabilità. È locale perché è sul modello linearizzato. Ebbè, io. Diciamo, avevo detto ai ragazzi di farla in numerico, cioè di dire, vabbè, diciamo, campionate un po' lo spazio di stato, calcolate l'osservabilità e vedete cosa esce fuori. In realtà, alcuni ragazzi che non mi avevano sentito hanno trovato una strada che secondo me è anche più elegante, cioè l'hanno fatta in simbolico e effettivamente, diciamo, le dimensioni sono tali per cui, diciamo, il MATLAB è stato in grado di farlo in simbolico. Ok, quindi ha calcolato proprio la matrice di osservabilità in simbolico. A quel punto, diciamo a occhio, cioè nel senso si vedeva proprio lampante, qual era il sottospazio di non osservabilità, cioè il nullo della O. Io ho la O in simbolico e devo risolvere O per l'incognita uguale 0. Poiché c'erano molti uni e già era facile da vedere che il sottospazio di non osservabilità era proprio il piano orizzontale. E guardate, va bene, è intuibile. Io sto misurando la profondità, sto misurando l'orientamento, sto misurando la distanza dal fondale, io non sto misurando la mia posizione. Okay? Quindi questo è non osservabile. E allora che cosa succede se è non osservabile? Qualcosa di brutto abbiamo capito. Ora, prima di tutto, impostiamo il nostro bravo filtro di Kalman. Senza esserci chiesti nulla sulla osservabilità. Che cosa dobbiamo impostare? Noi adesso dobbiamo scegliere una matrice 6x6 per la covarianza dell'errore, una matrice 6x6 per il rumore di processo e una matrice 5x5 per il rumore di misura. Sono tantissimi numeri. 36, 36 e 25, un centinaio di numeri, ok? Sarei uno stupido se io assegnassi un centinaio di numeri. Perché? Io so che devono essere definite positive. So qual è il significato fisico di queste matrici, riduco il numero dei parametri. Sarei altrettanto stupido se io scegliessi tre matrici identità con uno scalare davanti. Perché? Perché immaginate la covarianza dell'errore. Io che cosa sto misurando? Sto misurando sei grandezze che sono a tre omogenee come unità di misura, radianti e metri. Quindi che io assegni la stessa covarianza come numeretto è una sciocchezza. Matematicamente va bene, però ingegneristicamente è una sciocchezza. E la stessa cosa vale per il rumore di processo, perché io il rumore di processo sono tre velocità lineari e tre velocità angolari. Okay? Ancora peggio per il rumore di misura. Il rumore di misura, se voi vedete qui, l'ho scritto in che modo? Utilizzando tre scalari. Sono tutti zeri, tranne sulla diagonale, e sulla diagonale io dico le prime tre componenti le posso considerare uno scalare per la matrice identità. Chi sono le prime tre componenti? Gli angoli. Volendo, io potrei dire che la mia bussola ha una covarianza diversa dall'altimetro, cioè dovrei essere preciso, e sono due sensori diversi, quindi lo è. Poi ho la profondità e poi ho la distanza dal fondale. Non posso usare meno di tre scalari, altrimenti farei proprio un errore da ingegnere. Matematicamente tutto a posto, posso pure usare alfa per la matrice identica, ma dal punto di vista ingegneristico è un'enorme scemenza. Sono unità di misura diversa. La profondità, se io sono a 10 metri e se sono a 3000 metri, cambia
cambia la covarianza del rumore di misura, cambia di tanto, va bene? Per cui che io numericamente metta lo stesso valore qua vuol dire che sto facendo delle scemenze. Quindi questo è il numero minimo di parametri che io posso scegliere. Più semplice di questo sarebbe una scemenza. Più complicato sarebbe un'ingenuità, ma dovrei avere un motivo. Per esempio, se io so che dei sensori sono correlati, potrei mettere degli elementi fuori diagonale, però andiamo su delle cose troppo, diciamo, cervellotiche. Va bene? Magari bisogna vedere poi se l'effetto è utile o no. Rimaniamo sul diagonale noi, ok? Ok, quindi scelgo questi tre. Faccio prima la simulazione, vi faccio vedere la simulazione. Passo di campionamento un secondo. È lento? Un secondo per un corpo rigido sott'acqua, quanti era? Nanometri per il circuito, nanosecondi per il circuito. Dipende, è troppo e poco, dipende dalle costanti di tempo. Un secondo va bene per un sottomarino, eppure troppo veloce. Il fondale è a 30 metri, tempo finale 10 minuti, la posizione iniziale del mio sistema è 0,020 metri di profondità, la mia stima iniziale è 0,010 metri di profondità, quindi ci metto un errore nella stima iniziale. Questi sono i valori che ho scelto per le matrici magici, nel senso che per ora poi giocherete voi con le matrici, ma non su questo caso, e faccio la mia brava simulazione. Allora, che cosa vi faccio vedere adesso? In ascissa c'è il tempo. Il tempo in ascissa in secondi e in ordinata, questa è la simulazione, per cui questa è l'uscita della mia simulazione. Le equazioni non lineari, eh? Quindi io qua ho la posizione, il colore di MATLAB nelle ultime versioni è cambiato, questo dovrebbe essere già l'ultima versione, per cui è blu, rosso e verde. Per cui questa è la X, questa è la Y, lo sto facendo muovere un po' sul piano, ok? E la Z rimane costante. E mentre si muove sta facendo un'imbardata, questa è radianti, fino a un radiante, sta facendo una curva, va bene? Ok, questa è la simulazione. Ora, guardate i valori singolari di P. Questa è la matrice di covarianza dell'errore di stima. Divergono. Se io non mi sono posto problemi di osservabilità, non me ne accorgo neanche. Però se, diciamo, anche non mi sono posto i problemi, ma mi interessa un po' come sta girando il filtro di Kalman, io magari questi me li conservo durante la simulazione, divergono questi. Queste sono le componenti 1 e 2. Tutte le altre sono belle limitate intorno a 0. Queste due stanno crescendo. Perché? Perché qua c'è la passeggiata casuale, in queste due componenti c'è l'integrale del rumore di misura, ok? Dov'è il rumore di misura? Sta qua, guardate, questi due grafici che sono gli errori nella posizione e nell'orientamento, li posso disegnare solo perché è una simulazione, per cui ho la X vera. Dopo vi faccio vedere i dati sperimentali, non ce l'ho la X, ok? Ho solamente la Y. Quindi io qua posso vedere gli errori lungo sul piano e questa è la passeggiata casuale. Cresce, decresce, cresce, la varianza cresce. Questo è inaffidabile. Guardate, ha sbagliato di 2 metri. Quanto si era fatto? 200 metri. Ok? È molto, è poco. Questo è influenzato molto dal rumore di misura del sensore e del passo di campionamento. 2 metri, 1 metro, molto e poco, dipende dall'applicazione. Lungo Z, vedete com'è bello? Va subito a 0, fra l'altro non si vede neanche il primo campione, va subito a 0 e rimane intorno a 0, perché io la sto misurando la profondità, per cui è osservabile. È la stessa cosa per l'orientamento. Il piano è questo, quindi vi stavo dicendo che ha fatto una curva, il percorso simulato è blu e quello stimato è rosso. Non si vede ancora che stanno divergendo, ma questi col tempo sono destinati a divergere. Il rosso non va verso il blu, si allontana dal blu. Ok? La stessa cosa ve la faccio vedere sui risultati sperimentali e poi dopo
la pausa, vi farò vedere anche un paio di video drammatici. Che cosa abbiamo qua? Tempo finale 4 minuti. Vabbè, abbiamo azzerato tutto a zero, quindi noi partiamo che è tutto zero. Queste sono le matrici di covarianza e queste sono la stima, in questo caso l'ho rifatta io al calcolatore con i dati grezzi, va bene? Allora, queste sono le velocità lineari angolari misurate. Che cosa noto? Beh, noto che ci sono degli outlier, non ce ne preoccupiamo in questo corso, ma normalmente i sensori ogni tanto impazziscono e ci danno un campione che non c'entra niente, va bene? E dobbiamo gestirlo, va bene? In questo caso ci stanno e li tengo. Le tre componenti di velocità lineare, le tre componenti di velocità angolare. Poi vi faccio vedere stime ed errori. Allora, questa è la mia posizione stimata. Nel frattempo, in questa versione mi ha cambiato i colori, il MATLAB, per cui è blu, rosso e il giallo sarebbe la Z. Ok, questa è la mia stima. Ok, quindi lui dice che si è mosso un poco su XY e poi su Z ha fatto un po' su e giù. Lo Z è verso il basso, quindi lui è sceso, è risalito, è sceso. Che è vero, adesso scopriremo che stava facendo questo. Questo è il roll pitch yaw. Il roll pitch yaw, lo yaw è questo qui che era no, tipo 90 gradi, pi greco è 57. Questo è il roll e pitch intorno allo zero. Sono solo apposti, non si vedono. Quindi io poi che cosa disegno? L'altimetro misurato e stimato. Quindi questo è l'altimetro misurato e stimato. Come vedete va molto bene. Questo è Y5 con Y5 cappello, ok? Poi ho l'errore di erontamento e io vedo che c'è un errore di erontamento che è intorno allo 0 per due componenti, ma non tanto per la terza, ok? Per la componente intorno allo io. E poi ho l'errore dell'altimetro che è intorno allo 0. Allora, cosa posso dire? Io posso dire, guarda, la Z l'hai misurata bene. Perché? Beh, perché tu hai l'errore sull'altimetro che è a media nulla e rimane intorno allo zero. La coerenza con l'altimetro ci sta tutta e la posizione XY, boh, da dove la vedo la posizione XY? Non ho un sensore che me la misura. Quindi questa linea gialla è corretta, è la Z, le altre due non lo so. Poi noto anche una piccola cosa, che qui l'errore di orientamento è vicino a zero, è piccolissimo, questo è il radianti, guardate quanto è piccolo, 0,03 di valore medio significa decimi di grado, dovete moltiplicare per 50 per fare velocemente a mente il passaggio radianti gradi, però valore medio non è zero, questo me lo faccio piacere, ma il valore medio non è zero, ok? Quindi io qua che cosa vi faccio vedere? Su dati sperimentali ho implementato un filtro di Kalman. Il filtro va avanti senza problemi e apparentemente io posso farci quello che voglio con questi dati. Posso retroazionare perché abbiamo visto che io posso retroazionare l'uscita di un osservatore. Anche se noi abbiamo visto l'osservatore Leuenberger, ma vi ho detto, guardate, lo possiamo fare con qualsiasi tipo di osservatore. Quindi io apparentemente sono contento di quello che vedo. Invece no, e ve lo faccio vedere dopo. Cosa dobbiamo osservare quindi? C'è un errore sullo yaw, molto piccolo, ma non a media nulla. Ci sono outlier sull'ingresso, li ignoriamo in questo corso. Gli outlier ci danno un po' fastidio, sì, però va bene. Poi noto, guardando i dati, ho la velocità angolare lungo lo yaw che è positiva, ma lo yaw rimane costante. Guardate, non me ne ero accorto, guardate qua. Questa è sempre positiva. Per quanto bassa, no, però sembra che lui sta ruotando a una velocità costante. Invece vado a prendere i dati e vedo che lo yaw rimane sempre lo stesso. C'è qualcosa che non mi convince qua. E io devo farmi la domanda perché non. E poi questo errore non ha media nulla, quindi lo vedremo dopo la pausa. E ovviamente io l'errore sul piano orizzontale non lo posso neanche disegnare, mentre la simulazione, avete visto che bello, vi ho disegnato l'errore, qua no, perché non lo conosco. Ok, allora dobbiamo rimediare a queste cose. Ora, diciamo, questi tre video ve li lascio dopo la pausa Finiamo qua e poi vediamo degli errori, diciamo, particolarmente gravi.
che sono stati commessi. Va bene? E poi parliamo di un possibile come rimediare anche ad un altro paio di cose che abbiamo visto. Avete domande?